Ciao a tutti! Allora sto registrando ancora per la prima, seconda volta con la fantastica Reflex. Insomma, per questa attrezzatura super mega wow devo solo ringraziare il mio amoroso, perché lui è appassionato di fotografia e quindi insomma si è comprato la Reflex e quindi di conseguenza la uso anch'io. Volevo farvi un video sugli ultimi acquisti che ho fatto in quest'ultima settimana, direi, nel senso che era da un po' che non facevo qualche giro, da prima dai saldi, insomma, ai saldi ho fatto qualche giretto molto sporadico così, ma questa volta ho fatto proprio un bello shopping consistente perché ero incazzata, arrabbiata, nervosa e quindi quando sono così ho bisogno di distrarmi e avevo proprio bisogno di andare a fare dei giri e comprarmi un po' di roba, vedete tutto qua in questi bei sacchettozzi e quindi niente, visto che ci sono vi faccio il video, vi faccio vedere una cosa molto velocemente che mi ha inviato una ragazza, nel senso non è che gliel'ho chiesto e me l'ha inviato gratis. Ho trovato questa ragazza che fa questi bracciali su Depop e poi l'ho trovata su Instagram e poi l'ho trovata su Facebook, insomma tutti i contatti, perché cercavo un bracciale simil Tiffany, quindi niente, mi sono messa a cercare appunto in giro per il web e ho trovato questa ragazza che vende appunto bracciali simil Tiffany, ma anche bracciali di altri tipo, anche non solo bracciali ma anche altra bigiotteria. Sì, bigiotteria, sì. E niente, ve lo faccio vedere, il bracciale è questo qui, vedete che ha il cuoricino color Tiffany con la chiusura così, è fatto così, niente, e questo l'ho pagato con i miei soldini, l'ho pagato 20 euro, lei me l'ha spedito e gli ho fatto una ricarica PostePay. E niente, volevo farle un pochino di pubblicità, visto che comunque mi sono trovata bene con lei, ho visto che fa delle cosine veramente molto molto carine. E vi lascio il suo contatto Facebook, Instagram, insomma quello che trovo lo lascio giù nell'info box, e si chiama Diana Dolci Creazioni e niente, quindi ho preso anche questo. Poi passiamo agli acquisti di abbigliamento, perché appunto mi sono proprio lanciata perché ne avevo schifosamente bisogno, dovevo sfogarmi. Vi faccio vedere la cosa più piccolina insomma la borsa più piccolina da H&M. Sono andata, ho preso proprio due cavolate, avevo voglia di prendere un po' di calzini nuovi perché i miei erano tutti vecchi, logori e insomma un po' anche un po' appunto rovinati, poi tutti a tinta unita, ero stufa della tinta unita, avevo voglia di calzini e allora ho preso questi calzini appunto di questa misura, diciamo, che sono questi qui. C'è questo qua nero con i coni gelato, c'è questo qua sempre verde Tiffany, c'è questo qua nero con questa fantasia fatta così, insomma. Poi c'è questo rosa shocking e questo grigio leopardato e li ho pagati esattamente 6,99 e sono 1, 2, 3, 4, 5 paia di calzini. Avevo intenzione di cercarmi una magliettina bianca, crop top insomma, e ho visto questa appunto sull'appendino, sul manichino, non mi ricordo, e diceva comprami, perché dice everything is fabulous e in questo momento io ho bisogno di sentirmelo dire, veramente. È appunto una magliettina nera, nera, oh mamma, ragazzi, è una magliettina bianca semplice crop top che ho pagato esattamente 7,99. Ovviamente la batteria si deve scaricare. Sono stata poi al mio amatissimo, più o meno insomma, vabbè, Civigi Moda, nel senso che comunque ce l'ho qua vicino e quindi ci vado relativamente spesso, più che altro perché cercavo un paio di scarpe ed ero quasi sicura di trovarle al Civigi Moda. Ho preso questa camicetta smanicata bianca appunto con i pua neri. Allora ho preso l'XL perché era l'unica taglia che c'era XL e l'ho pagata appunto 10,99. Adesso non so se lo vedete, ma se tolgo se vado fuori fuoco non mi metto poco più. Comunque 10,99, appunto un XL, ma perché mi piaceva comunque molto questo tipo di fantasia. Comunque, allora, praticamente è fatta così, che va a punta
alla fine, ma io essenzialmente la voglio utilizzare all'interno dei pantaloni, quindi comunque non me ne frega niente di, non me ne fregava niente di come sarebbe stata alla fine. La volevo infilare dentro i pantaloni con sopra magari un golfino, un cardigan lungo, corto, insomma, a seconda. E quindi appunto della taglia non me ne fregava più di tanto. E mi piaceva anche il fatto che avesse il colletto che si chiudeva con l'ultimo bottone qua così. Perché ultimamente mi piacciono molto appunto le camicie che si chiudono così, che ti strozzano. Non è proprio fatta benissimissimo, nel senso che ha qualche filo in giro che si stacca, però vabbè, da Civici Moda non è che mi aspetto grandi cose. Ho preso poi una cosina carinissima nei saldi, che c'era ancora uno stand con delle cosine in saldo. E ho visto questo vestitino che è veramente un amore. Guardate che carino. Per l'estate, ovviamente, non è che me lo metto su adesso. Ha pure l'imbottitura qua sul seno. Adesso non so se devo decidere se tenerla o se toglierla. È fatto così appunto con il colletto trasparente. Ha la trasparenza anche qui che non mi fa particolarmente impazzire, però, per l'estate. E appunto la gonna blu mi sta veramente bene addosso, non mi ricordo neanche, forse addirittura è taglia unica, figuratevi voi. Però comunque mi piace come mi sta addosso per l'estate, è veramente carinissimo. E appunto, essendo nella sezione dei saldi, l'ho pagato invece di 11,99 l'ho pagato 6 euro. Sono andata in realtà anche un'altra volta a Civici Moda, adesso poi vi spiegherò il perché. E nella tranche che ho fatto la scorsa volta avevo preso questi pantaloni, appunto fatti di pelle davanti e tessuto dietro, vedete? Questi leggings alla fine, perché che mi stanno, mi piacciono perché comunque mi stanno giusti alla caviglia, cosa che non mi succede praticamente mai. Hanno queste cernierine qua sul davanti e non mi ricordo sinceramente quanto li ho pagati questi qua, mi pare sui 12 euro, non di più, insomma, anche perché comunque questa sì, finta pelle è finta, proprio molto finta, cioè, nel senso che se ci sfregate qualcosa qua sopra che si infiamma, andate a fuoco. È proprio di plastica pura, però mi piacevano, avevo voglia di avere un paio di leggings appunto in similpelle davanti e tessuto dietro. E ho preso poi invece un'altra cosa, sempre di pelle, che è molto molto carina, mi piace un sacco come mi sta addosso. Questo mi pare di averlo pagato intorno ai 30 euro, dai 25 ai 30, non mi ricordo di preciso. È questa giacchetta in similpelle, questo chiodo direi, che dentro è foderata così, quindi comunque molto leggera. Mi piace. Allora, è fatto tutto praticamente di cerniera, nel senso che c'è la cerniera che parte da qui e arriva fino alla manica qui. E poi tutto il colletto qua è fatto fino alla fine, fin dove si allaccia, comunque è fatto tutto di cerniera. Questo tra l'altro comunque ve lo faccio vedere, o ve l'ho già fatto vedere, adesso dipende quando caricherò i video, in un mio video di outfit che ho fatto per la primavera. Ora vi svelo il motivo per cui appunto sono andata al Civici Moda, perché avevo voglia di cercare un paio di stringate, che l'anno scorso sono andate un po' di moda verso la primavera, ma io non me le sono infilate più di tanto. Quest'anno invece mi è venuto il trip che volevo queste famose stringate, queste scarpe comunque basse un po' da uomo, e ero quasi sicura appunto di trovarle al Civici Moda e sono stata accontentata. Allora, ho preso queste qua sul nero, ci sono sia quella, insomma, con la suola fatta così simile al Dr. Martens, sia un pochino più eleganti, con la suola un pochino meno spessa, insomma, ma io le volevo così. Ho preso queste qui, aiuto, nere, appunto, vedete che sono di verniciate con questo decoro qua. E queste le ho pagate intorno ai 28, sì, 28,99, sì. E non contenta, siccome mi sono piaciute così poco, le ho prese anche di un altro colore, perché c'erano appunto anche di un altro colore, e le ho prese appunto in bordeaux. Vi dico, allora, il prezzo appunto è 28,99, non so se lo vedete, spero di sì. 28,99. Allora, inizialmente anche quelle lì nere erano fatte così, ovvero senza stringhe con queste borchiette, vedete che sono uguali. Sono praticamente identiche. Se non che appunto, siccome le ho prese anche di quest'altro colore, volevo differenziarle un po', proprio per non averle uguali identiche. E appunto ho lasciato queste qui con le borchiette. Questo colore qua mi fa veramente impazzire, è troppo troppo bello. Magari con una look, insomma, sul tutto nero, total black,
appunto metterci quelle là nere mi spiaceva e volevo cambiare un po'. Queste appunto le ho tenute con le borchette, queste qua invece ci ho fatto la fognata, ho tolto le borchette e ci ho messo le stringhe. Boh, bene. Allora, l'unica cosa è che queste sono sempre, come la maggior parte delle cose di CVG Moda, anzi come tutto, sono di pura plastica, infatti puzzano un po', le ho lasciate un pochino fuori così almeno prendevano un pochino di aria. Ultima tranche l'ho fatta all'OVS, ma come vedete ho preso un sacco di roba perché quel giorno ero super incazzata più degli altri giorni. Questo maglioncino, questo cardigan carinissimo, sono molto, ultimamente sono molto in fissa con questi maglioncini che si, appunto, che stanno così accollati, e questo appunto è fatto così. Ha appunto il girocollo a barchetta con tutta una bella fila di bottoni fino alla fine, è nero e mi piaceva un sacco la fantasia, guardate che carino, c'è l'ombrellino, sono gli occhialini, è fumettino, no veramente, cioè, era lì che diceva pure comprami, prendimi, e poi appunto ha questa forma che ultimamente mi piace un casino e l'ho pagato $19,99 là. Se vedete il mucchio di roba dietro, beh, per ovvi motivi, insomma. Ho preso poi questa magliettina, questa canottierina che per l'estate secondo me è veramente bellissimissimissima, un po' rock, insomma, un po' roccheggiante come sono io. Fatta così, crop top con la manica tutta aperta, con questa scritta davanti, è appunto un nero slavato. Di questa linea qui, dell'OVS, che ha appunto questo logo, e l'ho pagata $12,99. Comunque con una canotta sotto un po' più lunga e una gonna lunga. Questa me la immagino così proprio, anzi me la proverò così. Poi, sempre perché avevo voglia di avere una magliettina, una canottierina, ciao, una maglia t-shirt crop top bianca, ho visto questa qui e mi piaceva tantissimo, bella. Adesso non fate caso al fatto che sono tutte da stirare perché erano dentro le borse, cioè non è che mi metto a stirarle e poi le caccio nelle borse. Sono un po' sgualcite, bianca così con questo ricamo alla fine, ricamo anche sulla manica, carinissima veramente, e questa l'ho pagata $16,99, c'era anche nera ma io la volevo bianca. Ah, un'altra cosa per cui ero particolarmente arrabbiata, io ve lo dico ma giusto così per cambiare argomento, è perché ce l'ho con la mia schiena, insomma sapete, chi lo sa chi mi segue, chi mi è amica lo sa che io ho questa ernia che mi sta praticamente distruggendo la vita. Io prima andavo a nuotare e quindi mi mantenevo un pochino in forma, tra virgolette, adesso non riesco più a fare un... E quindi ero anche incazzata per questo motivo, perché io mi sento adesso veramente una cicciona. So che non sono una cicciona, me ne rendo conto, ma in confronto a prima mi sento veramente uno schifo, e quindi questo è un altro motivo per cui mi sono incazzata. Questo, tutto questo perché ho preso questi jeans in mano, infatti, per dirvi che questi jeans mi stanno un pochino stretti e questa cosa mi faceva venire veramente il nervoso. Però, diciamo, confido nel fatto che si smollino un pochino. Allora, mi piacevano un casino appunto questi jeans che ho visto lì appesi sul manichino, così un po' tutti rovinati. Sono praticamente, vanno giù praticamente regular, e io gli faccio il suo bel risvoltino, li metto con le All Star o appunto con queste. Sono taglia S, li ho pagati $29,99, ma appunto come vi ho detto mi stanno leggermente stretti, ma mi piaceva un casino come mi stavano, quindi ho detto chi se ne frega, tanto io voglio non dimagrire, voglio rimettermi in forma e voglio, e tanto poi comunque si lasceranno un pochino andare, sono quasi sicura. Un po' poi che cercavo una felpina bianca, e appunto l'ho trovata lì all'OVS, sempre di quella linea che ha questo logo qui. La felpa è questa, che ha queste cerniere qua sul davanti. La volevo proprio bianca, perché io ne ho tre di felpe e sono tutte grigie, già allucinante, tutte grigie. Ne volevo una bianca e appunto l'ho trovata con questa scritta davanti molto carina. Le maniche normali che io risvolterò. E l'ho pagata questa $24,99. E ho preso tra l'altro una taglia abbastanza grande, ho preso una L perché volevo che mi stesse un pochino abbondante. Poi, sempre per il discorso che ero matta di calzini in quei giorni, mi sono presa anche... Mamma che male alla spalla! Ah, perché ho anche un tendine rotto alla spalla. Aperta e chiusa parentesi.
Mi sono presa questi fantasmini, insomma, da mettere magari con le ballerine o anche con quelle solite, famose scarpe, queste qui. Questi qua appunto con questi grigi, con questi qua bianchi, pagati 2,99 appunto, taglia unica, quindi 2,99. Poi ho preso questi due paia di calzini invece, sempre a 2,99. Questi ci sono questi qua grigi normali che vabbè, potevano anche farne a meno, però mi piacevano un sacco questi qua rosa appunto con il maculato, guardate che carini. Poi, ho preso una cosina di, diciamo, di gioielli, è un po' da ridere però. Ho preso questo set di orecchini, appunto, con questa perlina, dal più chiaro al più scuro, che ho pagato 3,99. Adesso voi non lo vedrete mai, però fidatevi, 3,99. Appunto, mi piacevano molto, cioè, mi sarebbe piaciuto anche proprio la perla classica, color perla. Però c'erano dei set che non mi piacevano, quindi appunto poi alla fine ho preso questi qua. Ultimissima cosa che vi faccio vedere, giuro. Ho preso questa sciarpina fatta così, con un po' sfrangiata alla fine, con questa fantasia molto, diciamo, molto seria. Perché comunque io di sciarpe ne avevo già un paio, ma erano molto, come si dice, erano un pochino da bambina, bimba minchia, insomma. Avevo voglia di avere una sciarpa un po' più seria, appunto ho preso questa qui. Che direi ci sta, dai, guardate che carina, molto sì, seria ma comunque carina. Ok, guardate, penso di avervi fatto vedere tutto. Ho preso appunto un sacco di cose, volevo assolutamente farvele vedere, ma ne avevo assolutamente bisogno, dovevo assolutamente sfogarmi. Sono comunque cose appunto che ci sono nei negozi anche adesso, quindi voglio assolutamente pubblicare questo video velocemente, così se c'è qualcosa che vi piace ve lo potete andare a cercare. Vi mando quindi tantissimi baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, un altro video di prodotti finiti.